Ma non l'hai ancora capito, Dick. Voglio soltanto la tua amicizia. La tua amicizia come ai vecchi tempi, quando mi insegnavi i gusti dispendiosi. Vedo chiara una cosa adesso. Molti anni fa io ti ho dato la mia amicizia. Che cosa ne ho avuto in cambio? Soltanto la tua invidia, il tuo disprezzo, il tuo odio. Ecco perché dai la colpa a me del tuo fallimento. Ma come potevo esserne io il responsabile? Avevamo la stessa età. Tu potevi vivere la tua vita. Secondo te sarei stato io a insegnarti dei gusti dispendiosi, ma se tu non avessi avuto una naturale tendenza verso tali gusti, certamente non avresti accettato con tanto entusiasmo il mio sodalizio. Beh, risposto Dick, quasi convincente, di la verità che vorresti crederci tu stesso. E se io mi rifiutassi di concederti il piacere della mia compagnia? Posso aspettare, Dick. Alla fine cederai. Ti sentirai molto più a tuo agio quando sarò a casa. Quando sarò lontano. Avrai paura di molte cose, dei mormorii, del volto dietro le tue spalle riflesso in uno specchio, dell'ambiguità di un sorriso, dell'improvviso silenzio che nasca al tuo ingresso in una sala. Ricordati di. Bene, adesso devo proprio andare. Ti rivedrò presto, Dick. Non molto presto, credo. Parto fra poco. Sì, lo so, lo ti saluto. Rivederti è stato per me come. Adesso sono sicuro che possiamo ricominciare nel punto esatto in cui eravamo rimasti. Non so come si spegne.